in questo periodo in cui molte case, molti modelli vengono celebrati perché hanno qualcosa di importante da segnalare, il secolo di vita eccetera, c'è una marca che ha veramente qualcosa di assolutamente importante da segnalare, forse non tutti sanno che sto parlando di Chevrolet, una casa americana che festeggia cosa? Ce lo racconta l'amministratore delegato di Chevrolet Italia, Federico Sanguinetti. Beh, celebra i 100 anni dalla sua fondazione. Scusami se poco. Beh, è certamente una ricorrenza per noi estremamente significativa. Chevrolet nasce negli Stati Uniti nel 1911 dalla intuizione di un pilota svizzero, perché nasce realmente come appassionato di corse, oltre che un ingegnere, ma soprattutto uno spirito imprenditoriale di straordinaria visione. Sì. Che decise di fondare questa casa automobilistica proprio nel 1911 e che dopo un brevissimo tempo è entrata a far parte della galassia della General Motors. Mi fai un rapidissimo escurso su qualcuno dei modelli più importanti che ti vengono in mente? Bah, è una storia segnata. Noi li stiamo facendo passare un po' a caso, però qualcuno... Immagino, beh, qui si entra anche un pochino nei gusti personali. Devo dire che Chevrolet... con una storia così importante si è distinta anche per una capacità innovativa nell'introdurre dei concetti di vettura totalmente nuovi. Ad esempio il primo SUV, addirittura risale ai primi anni 20, la Carry All, che di fatto può essere considerata una l'antesignana dei moderni SUV. Ma devo dire che è sul fronte anche delle vetture sportive, con le Corvette, con Camaro. La storia di Chevrolet è davvero segnata da vetture che hanno segnato momenti importanti nell'immaginario automobilistico mondiale. E siccome hai parlato di Corvette, hai toccato un nervo scoperto anche mio, perché la Chevrolet Corvette è sicuramente nei miei sogni e nei miei ricordi più belli. Senti, hai detto che è entrata a far parte del Chevrolet, della galassia, non si può non definirla così, di General Motors. Ecco, era un po' considerata però una marca minore, o quantomeno era sovrastata da marchi più importanti come così, percezione generale. Invece la marca da Cenerentola, se vogliamo che definirla così, si è trasformata in principessa, perché credo di poter affermare che si deve a Chevrolet una cosa importante in questo periodo. È vero o non è vero che ha contribuito in modo determinato a risollevare le sorti di General Motors? Bah, assolutamente sì. Innanzitutto definiamo la dimensione del marchio Chevrolet. Chevrolet è un marchio globale e in assoluto per volumi è il quarto marchio automobilistico al mondo. Oltre 4.300.000 vetture vendute nel 2010. Abbiamo fatto un calcolo, ci siamo divertiti a fare una stima e abbiamo valutato che ogni 7-8 secondi una Chevrolet è venduta nel mondo. Questo per dare un pochino la percezione. Forse così anche in Italia. Beh, non siamo ancora arrivati a questa frequenza nelle vendite, ma certamente ci proviamo fortemente. Quindi Chevrolet è il marchio più importante di General Motors, rappresenta oltre il 50% dei volumi complessivamente espressi dalla corporation ed è il marchio che ha un respiro globale, quindi sicuramente la punta di diamante del gruppo è destinata ad aumentare ancora il proprio ruolo, la rilevanza all'interno di General Motors, grazie anche ad un ampliamento della gamma che va a coprire le esigenze dei consumatori nei vari continenti. Ecco, quindi più segmenti coperti, più esigenze della clientela assolte, con una gamma che a me sembra particolarmente giovane, possiamo usare questo termine? Assolutamente. Cioè, è una gamma assolutamente giovane, voglio darti un riferimento concreto. La prossima estate, quindi nel mese di luglio, i nostri clienti entrando nelle concessionarie Chevrolet, il modello più vecchio che troveranno, vecchio tra virgolette, esposto, sarà una vettura che ha 2 anni di età dal lancio. Questo significa che abbiamo attraversato e sviluppato un rinnovamento completo della nostra gamma, ma anche un ampliamento molto significativo con l'inserimento di offerte di prodotto anche in segmenti di mercato dai quali eravamo assenti sino a qualche anno fa. Senti, le ricordiamo rapidissimamente,
cito io a memoria, certo. Perché allora la Cruz. Beh, la Cruz, berlina compatta, quattro porte, berlina media, lanciata con grande successo proprio un paio di anni fa, è diventata la vettura, la quattro porte più venduta in Italia, addirittura a prescindere dai segmenti in cui si collocano le varie offerte di prodotto per questo tipo di carrozzeria. Poi abbiamo la Cruz, sì, sì. Questa che ho citato. Poi abbiamo la Captiva. La Captiva, giusto. La Captiva è il nostro SUV. Ci rifacciamo a quel SUV che avevi citato. Beh, certo, è nel nostro DNA. Chevrolet ha inventato i SUV. Captiva è stata presentata nella sua versione totalmente rinnovata circa due mesi fa. Uno straordinario successo, raccoglie un'eredità dal modello precedente, comunque molto importante, è stata venduta in oltre 25.000 esemplari in Italia, quindi un prodotto per noi estremamente significativo, appena lanciato e già un successo sul mercato italiano. E la Orlando, l'ultima che ho provato io, quantomeno. L'Orlando è assolutamente la penultima arrivata in ordine cronologico, è una familiare, sette posti, con un look da crossover, quindi una vettura che coniuga il fascino dei SUV americani con la funzionalità di una monocap. Beh, certo, muscoli e identità importanti. Spazio, assolutamente grande funzionalità ed è una delle novità di prodotto che abbiamo lanciato in questo momento. Hai detto che è la penultima perché l'ultima è questa che abbiamo qui. Esattamente sì, l'ultima in ordine di arrivo è proprio la Aveo, che è un prodotto per noi di straordinaria importanza in questo anno così intenso di novità e di lanci per Chevrolet. Prodotto strategicamente fondamentale perché si colloca nel segmento delle vetture di B, le small car, che in Italia è di gran lunga la porzione quindi di mercato. Non una city car? Non una city car, leggermente non una superiore. Berlina. È una vettura, diciamo, è un'utilitaria comoda, cinque porte. Con piena di pretese, perché proprio. Beh, giustificate o no? Ma assolutamente sì, questa è una vettura, innanzitutto. È un progetto totalmente nuovo. Questa è una vettura che si è sviluppata partendo da un foglio bianco ed è la prima applicazione a proposito di gioventù di gamma. Assolutamente sì. Questo proprio a testimoniare non parliamo di un restyling, è un prodotto totalmente nuovo, è la prima applicazione di un prodotto di serie su una piattaforma globale GM totalmente nuova. Ma soprattutto rappresenta per noi la possibilità di presenziare questo segmento di mercato, che anche a livello europeo è molto importante, con un prodotto che assolutamente esprime e sintetizza al meglio davvero il nuovo corso della nuova Chevrolet. E a proposito di sintesi applicata a un modello, ce la fai due aggettivi per definirla? Due aggettivi forse sono pochi. Stile. Due plus di questa vettura allora. I plus sono. Io partirei dal design, sì. Dallo stile. Design? Design perché rimane comunque la principale ragione d'acquisto per il consumatore sempre italiano sostenuto. Che ha un rapporto passionale con le vetture, certo. Come sai. Quindi la vettura deve piacere. Quindi design assolutamente. Direi un handling straordinario. Questa quindi, è una spieghiamo che handling vuol dire facilità di guida. Maneggevolezza, tenuta di strada e devo dire anche economicità, sia in termini di prezzo di listino, ma anche in termini di costo di esercizio, grazie a dei propulsori che sono estremamente efficienti. Quando mi ci sono messo dentro per la prova, mi è sembrato di essere in una vettura più grande. Ma è proprio la percezione che dà questa vettura. Anzitutto, effettivamente è più grande rispetto al modello che sostituisce, circa 12 cm più lunga. Non sono pochi, soprattutto in termini di abitabilità interna. È una vettura che anche in termini di finiture, di materiali e di tecnologia applicata propone degli elementi davvero da vettura di segmento superiore, pur avendo il prezzo e il posizionamento proprio allora, di una vettura utilitaria. Partiamo dal prezzo, così che lo ricordiamo. Il prezzo alla quale noi la stiamo proponendo sul mercato italiano, ricordiamo che è in fase di lancio proprio in questi giorni, è un prezzo speciale a 9.950 euro, parliamo di una vettura 5 porte con praticamente equipaggiamenti completi, quindi radio con CD MP3, aria condizionata, 6 airbag, sistema elettronico di controllo della stabilità, siamo gli unici a offrirla di serie su questo tipo di categoria di vetture, cruise control, quindi davvero una vettura completa con una proposizione di prezzo estremamente interessante. La motorizzazione di lancio sulla quale conti in modo particolare? Saranno due motorizzazioni al lancio, 1200 da 70 a 86 cavalli, l'86 cavalli 1200 benzina sarà sicuramente quello che rappresenterà il mix di vendita più elevato per noi. Abbiamo anche un 1400 molto interessante che sviluppa, eroga 100 cavalli di potenza e
ed è equipaggiato con un cambio automatico a 6 rapporti, ed è una cosa, devo dire, interessante. Senti, abbiamo ancora un poco più di un minuto, perché abbiamo parlato del passato, della strettissima attualità, il futuro nel mondo dell'auto si parla di consumi ridotti e rispetto dell'ambiente. Voi cosa proponete al riguardo? Ma la proposizione Chevrolet da questo punto di vista è la Volt. La Volt, che è una vettura... Il signor Volt, quello della pila. Beh, vuole riecheggiare quel tipo di eredità. Volt, quindi parlando di pila, parliamo di una vettura ad alimentazione elettrica, che però ha una peculiarità fondamentale, cioè quella di essere l'unica vettura elettrica ad autonomia estesa. Quindi la trazione alle ruote è garantita costantemente dal motore elettrico, ma grazie alla presenza di un piccolo motore termico che funge da generatore quando le batterie cominciano a esaurire la carica, garantisce un'autonomia fino a 600 km. Non c'è rischio di non... Si può fare un weekend al mare con grande serenità e anche oltre, anche un Roma-Milano. Che mi sembra la soluzione più pratica, più intelligente, tutto sommato. Nessun problema di autonomia e il risparmio che ne consegue. Quando arriva, hai un'idea già di costi? I prezzi li abbiamo annunciati, 41.000 euro. L'arrivo della vettura, parliamo di una vettura, è una vera quattro posti, è una berlina per le famiglie, quindi non parliamo di una city car. L'arrivo sul mercato italiano sarà per i primissimi mesi del 2012, quindi diciamo gennaio 2012 siamo praticamente alle porte. La vedremo in versione definitiva a Francoforte? In realtà è già stata presentata nella sua versione definitiva, perché la vettura è stata lanciata già in America da diversi mesi con un successo davvero straordinario. Benissimo, e allora l'appuntamento è già fissato. Francoforte, ovviamente in chiave generale e poi specifico per vedere veramente come è fatta e come va questa volta anche da noi.